Ehi ragazzi, sono qui per portarvi in un nuovo viaggio. Oggi andiamo a Porto, in Portogallo. Quindi afferrate le vostre valigie virtuali perché ci stiamo per lanciare in una nuova avventura. Siamo arrivati a Porto, in Portogallo. Porto è stata per me una vera scoperta assoluta. Erano anni che volevo vederla e con questo video voglio condividere con te ogni singolo momento di questa avventura. Afferrate le vostre valigie virtuali perché ci aspettano ben 72 ore compresse di pura scoperta. Non perdiamoci in chiacchiere e lasciamoci trasportare dall'incantevole città di Porto. Porto è un'esplosione di colori, cultura e storie. Quando ho messo piedi in questa città sono stato catturato subito dalla sua energia. Le stradine acciottolate, i palazzi antichi e i ponti mozzafiato sul fiume rendono Porto un vero e proprio gioiello. Questa città non è solo un posto da vedere da lontano, è un'esperienza in cui immergersi per viverla completamente. Ogni angolo di questa città ha una storia da raccontare e le sue strade sono piene di colori con edifici che sembrano saltare fuori da un dipinto. E poi c'è la gente, calda, accogliente e piena di passione per la loro città. Gli abitanti di Porto rendono l'esperienza ancora più speciale. È impossibile non farsi travolgere dalla loro gioia di vivere e dalla loro ospitalità contagiosa. Il primo luogo che vi voglio mostrare è facile da raggiungere ed è molto bello da visitare. È il mercato do Bulao, un mercato storico che risale al XIX secolo che si trova in pieno centro storico. Entrando, vieni subito immerso in un'esplosione di colori e profumi. Bancarelle con frutta fresca, verdure croccanti e spezie esotiche. Il vociare allegro dei venditori riempiva l'aria creando un'atmosfera vivace e coinvolgente. Qui si possono trovare verdure fresche, formaggi e frutti di mare appena pescati. Ogni stand era una scoperta. Inoltre mi ha colpito molto la pulizia di questo posto. Essendo cibo è sempre molto importante. Il mercato non è solo un luogo per fare acquisti, ma una tappa obbligata per chiunque voglia immergersi nell'anima culinaria di Porto e assaggiare qualcosa di veramente tipico. E parlando di cibo, non si può dire di aver veramente assaporato la cucina di Porto senza prima aver gustato un autentico pastel de nata. Questi dolcetti cremosi a base di uova, zucchero e pasta sfoglia sono un'autentica delizia portoghese. Il mio primo morso di uno di questi capolavori pasticceri è stata un'esperienza da favola, direi strabuonissimi. Ne abbiamo assaggiati in vari caffè storici e contemporanei e ognuno aveva il suo tocco segreto che li rendeva unici e diversi l'uno dall'altro. Quello che state vedendo come immagini erano le mie preferite. Il pastel de nata è diventato un mio compagno di viaggio perfetto di questi giorni, un boccone di vera felicità. Tornando alla città, tra le tante cose che mi appassionano, sono affascinato dalla street art, quindi non volevo perdere l'opportunità di esplorare la scena artistica di Porto. Abbiamo trovato un bel tour di gruppo di 2 ore a passeggio per la città, in cui era possibile vedere le principali opere grazie ad un'ottima guida. Mi sta piacendo tantissimo questo giro perché ti permette di osservare la strada con un'attenzione molto diversa. Anche se siamo già passati tante volte per queste strade in questi 2 giorni, vederlo attraverso gli occhi di un artista è sempre molto molto interessante. I murales mi hanno fatto sentire come se stessi camminando in un'enorme galleria d'arte all'aperto. Gli artisti locali hanno davvero catturato lo spirito della città con le loro opere audaci ed innovative. È stata un'avventura colorata che mi ha fatto vedere Porto sotto una luce completamente nuova e piacevolmente insolita. Una cosa che mi sta piacendo veramente tanto di questo luogo è il piacere di parlare con le persone. E ovunque ti trovi, un sacco di persone ti chiedono che cosa stai facendo, da dove vieni. È veramente tanto accogliente. Le persone che vivono qua sono super cordiali e super gentili e le persone che vengono qua per turismo sono altrettanto cordiali. Quindi ho trovato una città molto piacevole, molto accogliente, colorata da tutti i punti di vista e con il piacere di condividere esperienze ed emozioni. E la cosa mi è piaciuta tantissimo.
Porto si sta rivelando una città molto bella, piena di colori e veramente bella e molto piacevole da girare. Super tranquilla, anche se è una città che fa 1 milione di abitanti, devo dire che sta proprio bene bene. Ma come ben sapete, le barche continuano a piacermi tantissimo e abbiamo trovato questa offerta su Airbnb Experience e in pratica vedere la città dall'acqua. Voi sapete quanto amo le barche, quanto amo l'acqua, per cui adesso vedremo la città vista dal basso e sono sicuro che sarà una bellissima esperienza. C'è qualcosa di magico nell'essere sospesi sull'acqua, con la città che si allontana e l'orizzonte che si espande davanti. Sentendo la brezza salata, ho ammirato gli edifici di Porto che si riflettevano nell'acqua. Porto, vista da qua giù, è qualcosa di unico e consigliatissimo. E cambiare il punto di vista e vedere la città dal centro del fiume è qualcosa di magico. Rende tutto più suggestivo ed unico. Questa città mi piace molto perché ha saputo conservare la sua storicità mantenendo però alto lo sguardo verso il futuro e l'innovazione. Ho trovato una cultura del bello molto presente. Tutti i locali, i negozi, le facciate degli edifici nuovi e anche quelli un po' più fatiscenti erano tutti di un fascino unico, veramente un lavoro ben fatto. E per non farci mancare niente in questa escursione siamo arrivati fin sull'oceano, perché sì, Porto dà appunto sull'oceano. L'immensità dell'Atlantico mi ha fatto sentire così piccolo di fronte alla grandezza della natura ed è stata un'emozione incredibile. L'esperienza in barca è stata bellissima, è una barca a vela che filava, eravamo tipo 8 o 10 persone ed è stato proprio bello ed interessante. Poi vedere la città vista dal basso passare sotto i ponti aveva un fascino tutto suo e sicuramente un'esperienza che vi consiglio. Tra l'altro è stato molto bello perché oltre a vedere il centro della città appunto passandoci vicino siamo andati fino all'oceano e l'oceano ha un fascino tutto particolare. Tra l'altro quella luce che c'era, che non era quel sole, ma siamo stati fortunati nella sfortuna, nel senso che stava per piovere ma alla fine appunto non è piovuto, dava l'idea di quanto potente l'oceano e soprattutto di quanto bisogna stare attenti, per cui fa bene sempre vedere queste cose qua e l'esperienza in barca appunto, come vi dicevo, consigliata a tutti. Ora veniamo alla parte più deliziosa del viaggio, il cibo, se no di cosa. Porto è un paradiso culinario, ho assaporato piatti che mi hanno fatto venire l'acquolina in bocca solo a pensarci. Il piatto più famoso è il bacalhau, il famoso baccalà portoghese, e lo si trova un po' dappertutto, ma forse è nelle più vecchie osterie che si trovano ancora le ricette originali. Permettetevi però di raccontarvi un'altra delizia culinaria, dato che il baccalà non mi piace così tanto. Parliamo di panini con la carne e di un piatto iconico chiamato francesinha. Immaginatevi uno sformato di carne tenera e saporita avvolta in un morbido panino appena sfornato. Questa delizia culinaria è un mix irresistibile di carni varie, prosciutto e formaggio. Tutto coperto da una salsa ricca e a volte piccante e chiaramente da un uovo fritto che non poteva mancare. Da provare assolutamente una volta nella vita. Mega consigliato, ma come piatto unico perché è veramente una bomba. Facciamo un piccolo breve tour della casa. Questo è l'angolo salotto, molto bello. Te cosa dici, Lisa? Andando di qua alla cucina, che non useremo mai, però molto bella. È più bella di quella di casa nostra. E questo è anche il bagno, piccolino. Questo sono io. Poi andando per di qua, questa è la camera nostra, ma la cosa più bella è la vista. Ed è proprio bellissimo. E poi c'è stato il viaggio in treno fino ad Espinho, una località che dà direttamente sull'oceano. Il viaggio è stato molto piacevole attraversando paesaggi locali. Viaggiare in treno mi è sempre piaciuto tantissimo. Siamo arrivati ad Espinho. Vedere le onde dell'oceano è come assistere ad una sinfonia. È un'esperienza che mi ha colpito profondamente, tanto da lasciarmi senza parole più volte. Ricordo ancora la prima volta che ho visto l'oceano. Fatalità, sempre in Portogallo, esattamente sotto Lisbona, molti anni fa. E anche quella volta è stata altrettanto emozionante ed affascinante. Il fragore delle onde è un suono potente e incessante che riempie l'aria. Mi sono trovato a osservare il ritmo costante delle onde che si infrangevano sulla spiaggia. Mi sono sentito, in una parola, connesso, in sintonia. Una bellissima sensazione che vi auguro. E sempre di cose belle, come non ricordare il pranzo di quel giorno. Una vera delizia.
non penso di sbagliarmi, è stato il pranzo di pesce più fresco, abbondante e delizioso che abbia mai mangiato. Il pesce era freschissimo, cotto a puntino e super saporito. Mamma mia, se solo ci penso, che acquolina incredibile! Ogni volta che mi ci ritrovo sono sempre felice di fare questi viaggi, perché mi sembra che il tempo si dilati un sacco. Quando si lavora sembra che tutti i giorni siano un pochino uguali, no? Tipo inizia lunedì e poi è subito sabato e poi è subito lunedì e poi è subito gennaio, febbraio, eccetera eccetera. Invece ogni volta che giro, questo viaggio qua è durato 3 giorni, quindi in verità sono stati 3 giorni molto densi, ma le giornate sembrano infinite, lunghe, piacevoli, con un sacco di esperienze e di ricordi. Questa è la cosa che mi piace di più. Ogni volta che giro mi rendo conto di come sia un ottimo modo per ottimizzare il tempo e soprattutto creare e condividere dei ricordi con le persone con cui stai facendo questo viaggio. Ma specialmente questa cosa qua di dar valore al tuo tempo e di vedere quante cose belle ci circondano e soprattutto di avere la percezione che il tempo scorre lento e non veloce come ogni volta che si lavora su cose che magari non ci appassionano più di tanto. In queste 72 ore frenetiche ho cercato di vedere il massimo possibile. Il Museo della Fotografia mi ha fatto viaggiare nel tempo attraverso immagini sorprendenti e macchine fotografiche di altri tempi. Mentre un altro posto, l'Urban Market, era un tripudio di colori e di sapori locali. Un altro posto molto gettonato, la Biblioteca Lello, molto rinomata, mi ha fatto sentire come se fossi entrato in un libro di fiabe. Non per niente si dice che la scrittrice di Harry Potter si sia ispirata a questo luogo e alle tradizioni locali. Non mi ha convinto molto invece il Museo di Arte Moderna. Probabilmente ho trovato un'esposizione non adatta a me e a mio avviso è molto più bello il parco esterno rispetto all'interno. Porto è davvero una città che offre qualcosa per tutti, da appassionati d'arte a esploratori culinari. Non potevo lasciare Porto senza fare un salto però alle cantine Sandeman. Questo luogo è un vero e proprio tesoro per gli amanti del vino. È sempre bello scoprire i vini e i sapori del territorio. L'atmosfera delle cantine con le loro luci soffuse e il profumo avvolgente del vino rende questa visita indimenticabile. La guida invece aveva un vestito che ricordava i tempi passati ed era molto affascinante. E naturalmente era obbligatorio un momento di degustazione. Questo vino è molto liquoroso e ricorda di molto il Marsala. Non poteva chiaramente mancare un giro turistico e un nostro viaggio che non fosse condiviso con il cibo e con il buon bere. In questo caso siamo andati in una delle cantine più famose del posto. Vi consiglio di prenotare perché senza prenotazione è quasi impossibile entrarci. E così questa incredibile avventura a Porto giunge al termine. Queste 72 ore sono state un vortice di emozioni, sapori e scoperte. Porto è una città che mi ha saputo rapire con la sua bellezza e autenticità. Penso che ci potrei vivere tranquillamente. Chissà, magari un giorno non troppo lontano. Ogni momento è stata un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo e per esplorare questo luogo con occhi nuovi. Spero che attraverso questo video abbiate potuto percepire anche solo un briciolo di questa straordinaria avventura. E ricordate ragazzi, il mondo è pieno di tesori nascosti e avventure incredibili. Quindi non fermatevi mai ad esplorare e scoprire. Grazie per essere stati con me in questo viaggio e alla prossima avventura. Sempre pronti a scoprire nuovi orizzonti.